ripulì una vecchia lancia dalla ruggine e col piglio del cavaliere errante montò sul povero ronzino, che presto rivelò tutti i suoi anni e tutti i suoi acciacchi. Volle chiamarlo Ronzinante. Nome che a parer suo risultava di un passato nobile e carico di ardore. Ci mise poi 8 giorni a cercare un nome per se stesso e alla fine decise di chiamarsi Don Chisciotte della Mancia. 8 gennaio 2016 si è tenuto in prima nazionale, presso il Teatro Norba di Conversano, Don Chisciotte, storia di un sogno interrotto. Un poliedrico Giorgio Pasotti, in un imprevedibile alternarsi di momenti di lettura, interpretazione, danza ed acrobatica, dà vita ad un Don Chisciotte inedito non più, il folle, romantico, di cui ci racconta la tradizione, ma un uomo che ha il coraggio di vivere i propri sogni anche a costo della vita. Con Giorgio Pasotti sul palco, anche il balletto di Roma, per la regia di Giovanni De Feudis, con l'aiuto regia di Chiara Centioni. Con le musiche di Fabrizio Di Fiore, coreografie di Manolo Casalino. Il servizio è stato a cura di Raffaele Prunella. Info 333 21 64 709. Email sirioart@libero.it. Sirio Art è presente anche su Facebook. Siamo contenti davvero di aver debuttato, aver fatto questa nostra prima nazionale a Conversano. Ovviamente come tutte le prime... No, grazie a voi. Ovviamente come tutte le prime è chiaro che qualche difetto c'è sempre, però chi si assume la responsabilità di farla prima lo sa, perché è importante. Però questa volta non c'erano difetti, quindi... Ovviamente ringrazio tutti, ringrazio Lino Manosperta a nome del Teatro Pubblico Pugliese, ringrazio tutta l'amministrazione, il sindaco Giuseppe Rovascio che ci ha creduto e mi sono contento di vederlo qui. Sono anche contento che suo figlio sia addormentato perché vedo la moglie qui, quindi vuol dire che si è addormentato il bambino. Siamo tutti contenti, quindi non facciamo rumore. E davvero non so che dire, è uno spettacolo che ho pensato, non so, forse sotto l'effetto di chissà quale sostanze, però perché è un Don Chisciotte, Don Chisciotte è pericoloso affrontarlo. La cosa che più mi affascinava era la follia, questa grande capacità di sognare, questa grande qualità che secondo me hanno tutti i più grandi. Un grande pubblico, una grande natura, siamo davvero felici, oltre che ringraziarvi, buon anno a tutti, non solo il teatro.